Buonasera a tutti. Il secondo dibattito sulla scuola e democrazia, se la scuola è il presidio per la democrazia, io mi chiedo se la scuola sia l'ultimo presidio, come il titolo del dibattito. Ne parliamo stasera con illustri ospiti, con Giannelli, che è il presidente dell'ANP, il professor Giannelli, con il rappresentante della FLC della CGIL, poi ne parliamo con la professoressa Sasso, con il professor Cerini e con il vice sindaco di Napoli Enrico Panini, quindi illustri ospiti che ci diranno se la scuola è effettivamente l'unica speranza, l'ultima speranza per poter dare un contributo all'idea di democrazia in tempi bui, per non riprendere tempi passati, ma per vedere i nostri tempi, per vivere i nostri tempi e quello che di pericoloso ci hanno prospettato. Darei immediatamente la parola al professor Cerini, che è un dirigente del MIUR, nonché scrittore. Ci siamo formati sulle sue spiegazioni dotte in materia di scuola. Grazie, professore, per la sua presenza. Intanto grazie per l'invito e cercherò di, in questa breve introduzione, di porre alcune questioni attorno a questo tema del rapporto tra democrazia, educazione, democrazia e scuola. Certamente la scuola come presidio di democrazia è un'affermazione molto impegnativa. Una parola importante si potrebbe dire, è molto facile da pronunciare, tutti saremmo d'accordo, siamo d'accordo, è molto più difficile renderla effettiva perché richiede delle scelte coerenti e coraggiose a tutti i livelli, mi verrebbe da dire dal ministro, dal primo ministro fino all'ultimo operatore della nostra scuola, agli studenti e ai genitori. Certamente, la Costituzione ci indica ancora negli articoli dedicati all'istruzione pubblica, ma ancora più nei principi fondamentali della parte introduttiva, il senso di questo concetto, cioè della scuola come presidio di democrazia. Voglio ricordare l'articolo 3 che fa carico alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena uguaglianza dei cittadini. Quindi, c'è una tesi di fondo che io rintraccio sia nella Costituzione ma anche nella faticosa storia della scuola della nostra Repubblica, perché potremmo ricostruirla questa storia. Ci sono stati episodi importanti, cito la riforma della scuola media nel 62, cito l'istituzione della scuola materna statale nel 68, la legislazione sulla partecipazione negli anni 70 fino ad arrivare all'autonomia. Ecco, io nella Costituzione, nel tentativo di attuarla in questa legislazione, vedo un principio di fondo, cioè l'istruzione e l'istruzione pubblica considerata come uno strumento di emancipazione delle persone, cioè di crescita delle persone, di libertà delle persone, di affermazione di diritti delle persone. Alla fine dell'Ottocento, per indicare questo, si diceva che la scuola avrebbe fornito pane e grammatica alla popolazione. Ecco, la domanda è ancora quella: qual è il pane, qual è la grammatica per le nuove generazioni? Quindi, senz'altro, questa è l'interpretazione da dare, cioè occorre avere degli strumenti culturali e la scuola può darti questi strumenti culturali per partecipare attivamente da cittadino consapevole allo sviluppo del nostro paese, per crescere come persona. C'è, e vorrei sviluppare velocemente questo ragionamento. Prima però c'è una premessa valoriale, cioè c'è una dinamica inclusiva nella nostra scuola. Per esempio, quell'articolo della Costituzione scolpito proprio nella roccia, la scuola è aperta a tutti, è un principio molto forte. La scuola ha cercato di realizzarla, questa accoglienza, a volte a fatica, a volte controvento, e anche nei mesi scorsi abbiamo avuto, per esempio, degli episodi di esclusione sottile dalle nostre scuole. Penso ai bambini di Monfalcone, rifiutati di iscrizione nella scuola della loro città e costretti a spostarsi. Ecco, quindi il modello italiano dell'inclusione o dell'integrazione
è unico, mi verrebbe da dire, in Europa, sia se pensiamo ai disabili, ma anche se pensiamo all'integrazione culturale. L'integrazione, per esempio, alla cittadinanza, il modello italiano è diverso da quello inglese, il multiculturalismo. Cioè in Inghilterra ogni comunità ha le sue regole, i suoi quartieri, le sue scuole, la sua lingua, eccetera. Multiculturalismo. Difficoltà anche a un dialogo. Oppure al modello francese, che è quello dell'assimilazione. Sì, ti rendo cittadino, però devi perdere i segni della tua identità, perché è la lingua francese, eccetera, eccetera. Da noi mi verrebbe da dire che l'integrazione, il modello della nostra integrazione culturale avviene nelle aule, nei cortili delle nostre scuole, nei colloqui coi genitori, nelle feste che si fanno nella scuola. Lì si impara la cittadinanza, nel dialogo quotidiano con la cultura. Non è un concetto buonista, cioè tutto questo nasce se c'è un incontro vero con la cultura. Conoscendo la tua storia e tante storie, io riconosco la tua umanità. Io penso che se noi impostassimo, per esempio, il problema della cittadinanza sul tema dello ius culturae, cioè la cittadinanza come una conquista anche attraverso un percorso di confronto culturale tra storie, persone, valori, penso per esempio alla cultura europea. Però, come dicevo, c'è un aspetto decisivo: non basta l'accoglienza, non basta dire che una scuola fa cittadinanza se sa accogliere. In Italia praticamente tutti i ragazzi, i bambini dai 3 ai 18 anni vanno a scuola. Gli ultimi dati ci dicono che l'85%, 85 ragazzi su 100 ottengono un titolo di studio o una qualifica al termine di questo percorso. L'Europa adesso ci dice dovreste arrivare al 95%. Ma come entrano nella scuola, come escono? Qui a volte abbiamo delle diagnosi molto difficili. C'è uno zoccolo duro di dispersione. Zoccolo duro di dispersione. Il nuovo ministro farebbe bene a prendere in mano, per esempio, due dossier elaborati dal penultimo governo. Mi verrebbe da dire che ci sono delle cose da raccogliere anche dal penultimo governo. Per esempio il rapporto del gennaio 2018 sulla dispersione, elaborato dall'osservatorio con Marco Rossi Doria, e mi verrebbe da dire l'attuazione della legge sullo 06 del febbraio 2018, che ha come slogan Starting Strong, partire alla grande, cioè solo se fai una bella esperienza anche da bambino piccolo di incontro con gli altri, con la cultura, con la conoscenza, i tuoi spazi di crescita certamente aumentano. Ma c'è comunque una vera e propria zoccolo di povertà educativa. Noi abbiamo anche tanti report di Save the Children che ce la ricordano. Qui è presente il vice sindaco di Napoli, senz'altro potrà parlare di questo, e c'è bisogno per questo di interventi strutturali. Quindi ci deve essere un valore aggiunto in quello che un paese mette per la sua scuola. Però, e qui vorrei fare una riflessione un po' più delicata, c'è una linea d'ombra, c'è un insuccesso più sottile, c'è una dispersione invisibile o impalpabile nella mente dei nostri ragazzi. Cioè c'è un problema di come i ragazzi vivono l'esperienza della scuola, qual è il valore che danno, il senso che danno a questa esperienza. Va molto al di là delle bocciature. Per esempio nella terza media la bocciatura è il 3% dei ragazzi, ma c'è un 30% di ragazzi e ragazze che non ha un livello adeguato di apprendimenti. A 16 anni, per esempio, c'è un 40% che è in difficoltà nella comprensione di testi scritti. Questo vuol dire che noi, se dovessimo ragionare di scuola che forma alla cittadinanza, non so, l'articolo 21 della Costituzione che parla di libertà di espressione, se tu non padroneggi fino in fondo la lingua a un livello più approfondito, tu sei in preda ai discorsi di pancia, sei in preda alle fake news. Quindi ci deve essere qualcosa di importante che avviene nelle nostre scuole. La socializzazione non basta, anzi può essere
una esperienza molto banale che fanno i bambini e i ragazzi a scuola, ci deve essere qualcosa di più. Questo qualcosa di più è la scintilla della conoscenza e dell'apprendimento, è la sfida della scoperta, è il gusto dell'intraprendere, il mettersi in gioco dei ragazzi, fidando e approfittando dell'ambiente protetto che è il laboratorio scuola. Quindi è una domanda di senso, il senso dell'andare a scuola, il senso di ciò che accade o non accade nell'aula. E forse l'aula ottocentesca non basta più. Vedo che oggi si fa polemica sulle classi pollaio. Penso che una classe che non faccia scattare questa scintilla di voglia di esserci da parte dei ragazzi potrebbe essere una classe pollaio a prescindere dai numeri dei ragazzi. E qui non vado avanti perché ci sono delle tecnicalità che si potrebbero sviluppare, per esempio quali ambienti di apprendimento, quale edilizia scolastica, quale tempo scuola, quale formazione, valorizzazione, stabilità dei docenti, forse dei curricoli più essenziali, meno enciclopedici. C'è un problema di soldi, è evidente. Vedo che ci si esercita molto adesso sulla questione dei soldi. Mi è sembrato di cogliere una battuta del nuovo ministro che diceva o 2 miliardi subito per la scuola o lascio. La scuola prevede un investimento di circa 45 miliardi. Ricordo sommessamente che nella legge del penultimo governo, di uno dei penultimi governi della 107, c'erano 3 miliardi annui in più per la scuola ed erano appena sufficienti per galleggiare dopo e per ripristinare i tagli di 6-7 miliardi apportati nei governi Gelmini e Tremonti. Bisognerebbe parlare di quali, in questi esercizi per esempio, di quali tasse di scopo raggranellare, consentitemi questa battuta, sento dire che si potrebbero risparmiare 500 milioni tagliando le cosiddette poltrone. In 10 anni sono 50 milioni. Per l'infanzia l'ANCI dice: se vogliamo fare un piano sui nidi degno di questo nome che ci porti un po' più in Europa, noi oggi abbiamo la copertura del 23% di nidi. La legge fatta 3 anni fa mette un intervento di 200 milioni, l'ANCI dice ci vorrebbe 1 miliardo. Noi aggiungiamo pure questi 50 milioni, però l'ordine di grandezza è molto diverso. Magari si dice, si dovrebbe dire più correttamente, ripensiamo ai modelli della nostra democrazia, cioè non c'è solo il Parlamento, ci sono tante altre sedi dove si esercita la partecipazione, la decisione, eccetera. Quindi occorre, io penso, al di là di questo, un'operazione verità sulle risorse, guardarsi un po' anche intorno in Europa quali sono i livelli di tassazione, per esempio sulla successione, sui patrimoni, sulle grandi aziende globalizzate, ma non è il mio settore questo, richiedo solo che si guardi un po' a cosa succede in Europa. Intanto vorrei per esempio che si sfruttasse maggiormente e si gestisse molto bene il calo demografico dei prossimi anni. Lì c'è un risparmio, ci potrebbe essere un risparmio del 10% di risorse, ma se fosse ben governato quel risparmio, 10% vuol dire 3, 4, 5 miliardi. E qui basterebbe guardare con attenzione la piattaforma della Fondazione Agnelli, quei liberal della Fondazione Agnelli che dicono sì, potresti fare un risparmio di spesa, ma potresti anche espandere il tempo scuola, potresti ridurre il numero dei ragazzi per le classi, potresti fare una formazione più rigorosa per gli insegnanti, potresti far diventare la scuola un'occasione di scambio, di vita sociale, un presidio di democrazia in molti territori. Però non in minoltre, vado verso la chiusura, mi piace ricordare che al di là di queste risorse sonanti, e ci vuole però un'operazione verità, perché si fa presto dire mettiamo soldi, poi dopo nel momento in cui si devono costruire le scelte è tutto molto più complesso, vorrei parlare delle risorse invisibili di cui la scuola ha bisogno per funzionare meglio. Per esempio ha bisogno della fiducia della propria comunità, della propria città nei confronti della scuola, cioè che lo viva come un'esperienza importante di qualificazione della vita civile di un quartiere, di una città. Ha bisogno, per esempio, di costruire motivazione e curiosità nei ragazzi, allora anche noi che siamo operatori della scuola ci dobbiamo mettere molto in gioco.
ha bisogno di costruire uno stile collaborativo tra gli operatori, ha bisogno di investire sulla professionalità dei docenti, come li segliamo, come li motiviamo, come riconosciamo il valore e l'impegno quotidiano dei docenti. Un senso di appartenenza, mi verrebbe da dire uno stile partecipativo, tipico di una comunità, e qui mi rivolgo anche al responsabile dell'associazione dei presidi, cioè i livelli di partecipazione, i livelli di come si prendono le decisioni, come si fa a partecipare le diverse componenti. Quindi sono risorse però non innocue, non è buonismo, ci vogliono scelte culturali, politiche, istituzionali. Un governo non può procedere solo con gesti simbolici, dovrebbe, oppure con giustapposizioni, credo che dovrebbe costruire un perimetro culturale importante per dare respiro a una proposta politica. Spero che la scuola possa essere uno di questi elementi importanti per un perimetro culturale, cioè quali valori in gioco, quale senso costituzionale dai, quale esperienze costruissi all'interno della scuola, come vivi la scuola come un'occasione di crescita delle comunità e di scambio intelligente tra le generazioni. E chiudo con un riferimento all'ultimo prodotto legislativo, quello sull'educazione alla cittadinanza, l'educazione civica, è una cosa molto fresca, una legge approvata pochi giorni fa, è senz'altro cosa buona e giusta, l'avevano chiesto tutti, c'era stata una raccolta di firme dell'ANCI, tutti i partiti hanno presentato le loro proposte, tutti sono d'accordo, faccio notare che il PD si è astenuto nell'ultimo passaggio al Senato di qualche giorno fa. Devo anche ammettere che il ministro uscente ha fatto una gestione di tipo securitario del tema dell'educazione civica, cioè come se l'educazione civica fosse, te la do io l'educazione civica, le regole, i comportamenti, il voto in condotta, ma è una cosa molto più complessa l'educazione alla cittadinanza. Non bastano 33 ore che tra l'altro non si aggiungono nemmeno al curriculum scolastico, nella legge purtroppo c'è un lunghissimo elenco di contenuti, è chiaro, la Costituzione è al centro, va molto bene, ma in quei 20 contenuti che ci sono in questa legge si parla anche del Made in Italy, si parla dei prodotti del territorio, cioè c'è una sorta di polpettone di un po' di tutto, ecco, allora bisognerà aiutare la scuola a fare le giuste scelte, e l'educazione civica alla cittadinanza non è solo un problema di contenuti, è un problema di educazione alle pratiche della cittadinanza, dentro la classe e progressivamente al di fuori della classe e nella propria comunità, metterla in pratica, non basta celebrarla artificiosamente, ed è fatta di saperi, cioè ogni sapere, la geografia, la storia, la lingua, le lingue straniere, ogni sapere ha una dimensione di eticità e di responsabilità, pensiamo all'agenda 2030, e quindi l'educazione alla cittadinanza non si fa solo aggiungendo una materia o dando qualche contenuto marginale, ma si fa ripensando proprio al senso delle discipline scolastiche e alle esperienze pratiche che si possono svolgere coi ragazzi all'interno delle classi, come qual è lo stile di lavoro tra i ragazzi. Quindi non basta questa legge, anzi bisognerà prenderla, c'è un meccanismo nella legge che dice ci vuole un anno di tempo, entra in vigore l'anno dopo, il ministro ha presentato invece un decreto forzato per dire entra in vigore subito, anche questo la scuola non sopporta più l'idea che tu fai una legge e dopo 15 giorni dice fatto e la scuola cambia, le leggi e le buone riforme sono processi culturali che chiedono formazione, che chiedono supporto, che chiedono accompagnamento prolungato nel tempo. Io spero che sia questo, cioè che ci sia un anno di tempo per poter sciogliere i nodi che ci sono. Chi sviluppa
la parte di conoscenza della Costituzione e dell'ordinamento, come si sviluppano le esperienze pratiche di cittadinanza, come si investono le varie discipline, la formazione dei docenti, i responsabili all'interno della scuola. Insomma, abbiamo bisogno anche qui di fare le cose seriamente. Dobbiamo, anche per come si svilupperà questo tema dell'educazione civica, dell'educazione alla cittadinanza, per come si farà, secondo me è emblematico della possibilità di ricostruire un buon rapporto, oggi non c'è un buon rapporto, tra la politica e l'educazione, tra le decisioni politiche e il mondo della scuola. Non può essere un ennesimo contenuto da incamerare, ma deve essere un modo per ripensare, testimoniare, praticare un rapporto sincero tra la cultura, l'educazione e la democrazia. Io credo che noi dobbiamo darci da fare affinché anche questa occasione risponda a questo secondo punto, cioè fare le cose seriamente, col tempo giusto, dialogando col mondo della scuola, con i ragazzi con gli insegnanti e i genitori. Grazie. Grazie al professor Cerini, io come al solito da buona insegnante ho preso appunti ed ho ascoltato, perché il professor Cerini è un'istituzione nel mondo della scuola e lo ringrazio soprattutto per tre spunti che ci ha dato. Quello di aver detto salviamo qualcosa della precedente, o meglio del precedente rispetto al precedente governo, cioè il governo Renzi Gentiloni, che ha portato a casa comunque il lavoro sulla dispersione scolastica e sulla Ius Soli. Professore, noi avevamo legato gli Ius Soli alla Ius Culture, proprio legando la possibilità di avere il diritto a chi avesse frequentato la scuola, e altrettanto abbiamo fatto con lo 06. Purtroppo, come diceva il professore, le riforme hanno bisogno soprattutto di calma e di tempo. Riannodare il discorso e soprattutto l'empatia tra i decisori politici e il mondo della scuola è quello che noi ci ripromettiamo, ma è quello che ha bisogno soprattutto di tanta calma, di tanto tempo e soprattutto di tanto ascolto. Adesso abbiamo in collegamento telefonico la professoressa Dell'Aria, professoressa a Palermo, venuta agli onori della cronaca per suo malgrado, purtroppo, perché sospesa per due settimane, soltanto perché aveva insegnato e sta insegnando nel suo percorso professionale agli studenti a ragionare con la propria testa. Cioè la libertà di pensiero è uno dei più alti valori della nostra civiltà, della nostra Costituzione e soprattutto un valore fondante della nostra scuola. Buonasera professoressa, noi speriamo che ciò che è accaduto a lei non accada mai più, perché mina dal profondo la libertà di insegnamento, che è una libertà costituzionalmente garantita, ma che è presidio soprattutto della democrazia nella nostra civiltà. Adesso lascio a lei la parola, professoressa, grazie. Buonasera a tutti. Lei ha detto bene, cioè la nostra Costituzione garantisce libertà di opinione, libertà di insegnamento. I ragazzi hanno letto a maggio i due articoli, si sono fermati un momento non solo a leggere ma anche a riflettere su quello che garantisce la nostra Costituzione, proprio a partire dalla vicenda a cui lei ha fatto cenno poco fa. Ebbene, dico, questo bisogna ribadirlo. Si parla di scuola, si parla di democrazia, e democrazia è innanzitutto confronto, dibattito, scambio di opinioni. Anche questo è, mi rilascio al discorso di poco fa, anche questa è cittadinanza attiva, cioè il primo luogo della democrazia è proprio la scuola, dove i ragazzi imparano a confrontarsi e a rispettarsi, naturalmente a rispettare le istituzioni e quindi anche a conoscere la Costituzione, i loro diritti.
imparano anche ad esprimere le loro opinioni, ecco perché è venuto fuori quel video dove i ragazzi riflettevano sostanzialmente sui diritti umani, non era un paragone forzato come la stampa l'ha detto in un primo momento tra Mussolini e il ministro Salvini, ma era una riflessione sui diritti umani, prendendo spunto dalle vicende che in quei giorni si consumavano sulla sua voce, eccetera, e alcuni dei ragazzi che avevano letto i giornali, avevano letto anche dei romanzi in cui si trattava di vicende simili, hanno poi esposto il loro pensiero. Ecco, dico, al di là del contenuto del video, dobbiamo salvaguardare la libertà di opinione, questo è quello che conta. Che ognuno con rispetto dell'altro possa però manifestare quello che pensa, e noi insegnanti possiamo appunto liberamente insegnare, tenendo conto certo del rispetto delle istituzioni innanzitutto, ma insegnare i valori che sono quelli fondanti della nostra costruzione, della nostra scuola, l'inclusione, l'accoglienza, appunto il rispetto dell'altro. Dico, questo credo che vada al di là di ogni partigianeria, perché sono valori fondanti, sono valori e diritti al tempo stesso, su cui non credo che bisogna discutere, perché bisogna rispettarli. Dico, io concluderei così: qual è la scuola che vorrei? Una scuola, ecco, intanto una scuola dove si possa insegnare con la massima libertà, e massima libertà non significa appunto non avere rispetto delle leggi, delle istituzioni, significa però educare al pensiero critico, questo sicuramente. E poi vorrei una scuola che tenesse conto dei disagi, una scuola che fosse equa anche nei confronti degli studenti che si trovano in situazioni più disagiate. I risultati delle prove Invalsi hanno messo in evidenza un divario tra nord e sud. Al sud sono molte le situazioni di disagio, sono molte anche le situazioni di abbandono, quindi risorse per combattere la dispersione scolastica, risorse per fornire in modo equo a tutti gli studenti le stesse opportunità, risorse per la formazione degli insegnanti e anche per le nuove tecnologie, perché bisogna motivare i ragazzi, e motivarli significa anche sapere usare le tecnologie di cui loro sono espertissimi, che usano più e meglio di noi, ma bisogna, ecco, l'insegnante deve fare da mediatore anche in questo, perché sappiano criticamente valutare quello che trovano sul web, sappiano usare insomma questi mezzi delle nuove tecnologie in modo critico e consapevole. E questo mi sento di dire, non so se il mio intervento è esaustivo rispetto alle aspettative. Pronto? Sì, grazie. Sì. L'applauso dalla sala, professoressa. Lei è stata esaustiva e noi la ringraziamo infinitamente per questo intervento. Insomma, speriamo che episodi del genere non accadano più. Speriamo. Questa è una promessa, insomma, che ritengo di poter fare, anche se sarà il nuovo governo che prenderà questi impegni. Grazie di tutto, professoressa. Arrivederla. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera. Continuiamo nel dibattito, prendendo spunto dal discorso del presidente Conte stamattina. Il presidente stamattina, tra
le priorità del governo, citava appunto una implementazione degli asili nido per tutti, soprattutto nelle zone a rischio dove sono assenti, tempo pieno nelle stesse zone, nelle periferie, che guardate non sono solo le periferie del Mezzogiorno, ma le periferie di tutta Italia, di tutte le grandi città, che chiedono tempo pieno, chiedono asili nido, chiedono una scuola che sia una scuola per tutti. E adesso io chiedo alla professoressa Saso che cosa pensa e a che punto siamo rispetto alla scuola per tutti. Grazie professoressa. Sì, anch'io ho apprezzato quel passaggio dell'intervento di Conte e mi auguro che poi si mantengano le promesse, però, perché in certi momenti le promesse sono tante e sono bellissime, però poi bisogna fare delle scelte. E siccome la scuola viene considerata come, insomma, diciamo, l'ultimo della classe, prima si fanno tante altre cose, e io credo che in Italia non ci sia questa consapevolezza che c'è invece a livello europeo, che il progresso di una nazione, il futuro di una nazione dipende dal funzionamento della scuola. Italo Calvino diceva: un paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano o i costi sono eccessivi. Un paese che demolisce l'istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere. A Italo Calvino, eh? Ora, io credo che, diciamo, le linee di lavoro per poter restituire alla scuola il ruolo che la scuola deve avere, valorizzando le esperienze straordinarie che tante scuole fanno, vero Giancarlo? Cioè tante scuole si arrangiano, costruiscono progetti eccetera, e allora gli strumenti sono due: investire nella scuola. Noi siamo tra i paesi europei quelli che spendono meno per l'istruzione, e questo lo ha confermato il segretario generale dell'OCSE Ángel Gurría concludendo la conferenza di presentazione del rapporto a Parigi. Cioè non ha detto che l'Italia spende di meno, ma leggendo noi le cifre ce ne accorgiamo noi. Gurría dice: abbiamo la responsabilità di garantire che le circostanze personali o sociali non impediscano agli studenti di realizzare il potenziale che essi hanno. E questa dovrebbe essere la promessa, ma direi anche la premessa dell'istruzione per tutti. Allora, investire nel sistema e valorizzare il ruolo degli insegnanti. Perché vedete, degli insegnanti parlano tutti, alle volte parlano bene, alle volte parlano male. Gli insegnanti sono tanti, sono diversi, nelle varie regioni d'Italia, eccetera. Ma investire e valorizzare la funzione docente, non sto parlando solo di denaro, anche se quello conta, sto parlando solo del ruolo che viene affidato e riconosciuto al gruppo dirigente, io lo chiamo gruppo dirigente di una scuola, il collegio dei docenti e la dirigente scolastica, perché sono loro che decidono, sono loro che costruiscono, sono loro che progettano. Ecco, io credo che se non si fanno queste cose semplici, noi per anni abbiamo inseguito mega progetti di riforma, che poi alla fine non venivano neanche attuati del tutto. Allora, investire sulla scuola, valorizzare i docenti, riprendere a parlare di un progetto culturale per la scuola. Perché adesso che cosa si insegna e si impara a scuola? Io vi devo dire la verità, ho vissuto con grande insofferenza questa intrusione di Salvini nelle materie scolastiche. Sinceramente è proprio una cosa, ma perché non pensa a fare il ministro degli interni invece di pensare
a fare, a dire quello che deve insegnare la scuola. Perché io non sono né contraria né favorevole, diciamo, all'educazione civica, l'ho insegnata e un tempo c'erano anche i libri dell'educazione civica. In realtà l'educazione civica può essere effettivamente uno strumento per crescere tutti insieme nella scuola, nella classe, eccetera. Quindi non può essere vista come una cosa punitiva. Voi non avete idea di allora io vi faccio studiare l'educazione civica, ma non è questo. Cioè, era sinceramente una cosa veramente ridicola. Allora, io penso che le cose che ha detto l'OCSE, l'indirizzo assunto dall'organizzazione dell'OCSE, non potrebbe essere più chiaro di come viene detto. L'istruzione è necessaria, l'istruzione conviene, perciò è giusto destinare a questo settore una parte sempre crescente di risorse pubbliche. E però in Italia questo messaggio non è stato ben, diciamo, come dire, assimilato dai governanti del nostro paese. Il rapporto cambia, per esempio il rapporto tra investimento e fondi, cioè tra quello che si investe. Vi dico i dati del 2015, poi su questo non aggiungo altro. C'era un buon risultato, un buon investimento per l'istruzione primaria, per l'istruzione secondaria inferiore, per l'istruzione secondaria superiore. Il divario diviene particolarmente alto nell'istruzione terziaria, dove l'Italia spende il 73% delle media OCSE, e nelle scuole primarie, dove raggiunge solo il 69%. Cioè, ci sono delle situazioni in cui sarebbe importante intervenire e invece questo non avviene. Infine, l'Italia è negli ultimi posti in Europa per il rapporto tra spesa per istruzione e prodotto interno lordo, ed è ben intenzionata a restarci, e quindi già Conte nella scorsa legislatura aveva detto che questa media doveva essere aumentata, ma forse non tutti ricordano che ogni anno gli italiani pagano per gli interessi sul debito pubblico una cifra quasi uguale a quella che servirebbe per finanziare l'istruzione. Infine, alcuni punti. A cosa deve servire la scuola in un paese moderno, in un paese che vuole crescere? Serve a riprodurre le stratificazioni sociali così come sono, o a cambiare le carte per dare possibilità a ognuno e a ognuna di avanzare nella società? Due, dobbiamo pensare che la scuola debba essere un luogo da attraversare sbrigativamente, magari annoiandosi, o l'università debba essere un esamificio, o si tratta di fare un'altra cosa, di garantire quella coscienza critica e quella capacità di orientarsi nel mondo e di quella capacità soprattutto di imparare ad imparare, di aggiornare le proprie conoscenze nel corso della vita, indispensabili a evitare esclusione e marginalizzazione. Io credo che manchi in questo momento nel nostro paese un dibattito pubblico sulla scuola. Guardate, non è solo le cose che si vedono in televisione, oggi si è parlato tanto di scuola, oppure qualcuno interviene e dice appunto come è successo, bisogna fare educazione civica, questo, quell'altro, eccetera. No, non è questo. È un dibattito, è un'altra cosa, è una, come dire, una elaborazione di quello che oggi può essere il sapere, non quello che serve a fare delle cose, ma quello che fa crescere,
che ti fa incontrare altre vite, altre culture, altri mondi, che sappia soprattutto educare la convivenza rispetto dell'altro da sé. Un sapere che ha bisogno di tempi distesi, di confronto continuo. E di tutto questo non si parla più da tempo. Io ricordo un bellissimo libro, non so se l'avete letto, di Benedetta Tobagi, in questo momento non mi viene il titolo, ma che parla delle esperienze delle scuole dove c'è l'integrazione dei bambini stranieri. È un libro molto bello da leggere perché fa riflettere come questa attenzione agli ultimi e questa attenzione a cercare di portare questi bambini a livello degli altri non migliora solo questi bambini, migliora anche gli altri. Ci sono esperienze di socializzazione straordinarie in queste scuole e quindi credo che confrontarsi con la diversità, confrontarsi con altri bisogni culturali è una cosa che fa crescere tutta la scuola. Io sono convinta che oggi serva nel nostro paese, adesso la dico così, lo so che verrò criticata, ve lo dico sempre, dovrebbe essere obbligatorio fino a 18 anni per tutti la scuola. Siete d'accordo? È anche gratuita, perché non è possibile che il peso della spesa per l'istruzione gravi solo sulle famiglie, perché allora si crea la differenza, quelli che se lo possono permettere e quelli che non se lo possono permettere. L'istruzione deve essere pubblica e gratuita per tutti, perché un paese cresce se cresce il livello culturale della maggior parte della popolazione. Diceva Tullio De Mauro, se un bambino ha dei libri in casa, non importa che li legga, se li ha in casa e se li vede, quel bambino andrà a scuola meglio di un bambino che un libro non l'ha visto mai. Adesso era Tullio De Mauro e io credo che fosse una cosa giusta questa cosa che diceva. E allora c'è bisogno perciò di un governo complessivo del sistema scuola che punti appunto sulle cose di cui prima parlavo, investimento, la valorizzazione dei docenti, un nuovo progetto culturale che non è un po' di informatica, un po' di inglese come diceva la Moratti o altre cose dette, è un progetto culturale che dia a tutti e tutti gli strumenti non solo per sapere e per capire, ma anche per capire la propria vocazione, per fare delle scelte consapevoli, delle scelte che non siano solo dettate dal livello sociale della famiglia. Ecco, e c'è qualche altra cosa da dire? Certo, il nostro paese deve investire nella scuola, eccetera, ma se poi i nostri diplomati e i nostri laureati non trovano lavoro, ecco, questo è un problema e sono costretti ad emigrare, a portare le loro intelligenze fuori dall'Italia. Questo è un problema di tutti noi. E un basso livello di istruzione delle forze di lavoro ci condanna ad essere una società, come dire, collocata in un ruolo subalterno nella divisione internazionale del lavoro. E può andare avanti un paese dove il tasso di disoccupazione è spesso più alto tra i laureati rispetto ai diplomati e ai lavoratori con le basse qualifiche, esattamente il contrario di quello che avviene in Europa? Ecco, ho detto delle cose forse non troppo legate tra di loro, me ne rendo conto, però ecco, la cosa che voglio dire è che le politiche dell'istruzione non possono essere slegate da un progetto di sviluppo economico, culturale e civile del Paese e da una riflessione sui modelli culturali e sulle forme di produzione e riproduzione del sapere. Altrimenti ci sarà sempre la genialata, come dicevo prima, le 3I, l'alternanza scuola-lavoro, ridotta materia scolastica. Io credo importante
l'alternanza scuola-lavoro, non come si è proposta e si è fatta in Italia. E allora il punto essenziale è che l'istruzione non è un costo, ma un investimento. Oggi c'è bisogno di più scuola per tutte e tutti, per non naufragare nella solitudine di un mare di informazioni a cui ognuno può accedere, ma che non sa decifrare. Ogni giorno in questo paese 10 milioni di persone escono di casa ed entrano a scuola, una parte grande degli italiani, un pacifico esercito, che deve essere seguito e accompagnato con la cura che merita, se davvero abbiamo l'ambizione di voler costruire un futuro migliore per il nostro paese. Grazie professoressa per gli spunti. In realtà è vero, l'istruzione non è un costo ma un investimento, soprattutto quando si vuole costruire un futuro migliore per il nostro paese, ed è quello che noi abbiamo scritto nella proposta che abbiamo avanzato al nuovo governo. Noi abbiamo scritto, anzi diciamo all'altra parte con cui abbiamo formato il nuovo governo, noi vogliamo una scuola gratuita da zero a 18 anni, soprattutto per quelle famiglie, sono 7 milioni di persone, di famiglie, il cui ISEE è al di sotto dei 25.000 euro, e su quelle famiglie non può gravare il costo dell'istruzione, e per costo dell'istruzione intendiamo dagli zaini, ai trasporti, ai libri, soprattutto alle mensa. E in questa scuola gratuita, in questa scuola in cui noi intendiamo investire, perché è la scuola che va portata al centro del dibattito politico, va riportata al centro anche la formazione dei docenti. Per cui io chiedo ad Alessandro Lapezzi, il responsabile della scuola, quindi della FLC, a proposito della formazione dei docenti. Noi avevamo proposto il FIT è venuto meno, adesso dovremo ritrovare un nuovo sistema di reclutamento per i docenti. Noi proponiamo per i docenti una formazione continua, non soltanto iniziale, proponiamo una valutazione, perché il docente deve posare, io sono una docente quindi lo dico a me stessa, parte di un'autoreferenzialità e quindi una sorta di allergia alla valutazione, e soprattutto però vanno pagati meglio, le retribuzioni dei docenti vanno ancorate alla media europea. Quindi io vorrei sapere insomma il ruolo del sindacato in questo proposito, soprattutto appunto nella considerazione della scuola al centro e dei docenti al centro, che però vanno diciamo valutati, ripeto, pagati in maniera adeguata al loro ruolo, perché non è un impiegato qualunque, il docente è un professionista della conoscenza e come tale va considerato. Cosa ne pensa a questo proposito il sindacato? Allora, direi questo è un punto centrale anche rispetto alle cose che abbiamo sentito finora, gli interventi che ci sono stati. Una scuola con i numeri che abbiamo detto, con quasi 200.000 precari, è evidente che non può esprimere il meglio della propria qualità, perché anche quest'anno, per l'ennesima volta, l'anno scolastico comincerà con questi numeri qui. Cioè, noi stiamo assistendo in questi giorni, abbiamo avuto un agosto terribile rispetto al reclutamento, e noi abbiamo una situazione assurda. Noi, il governo, come voi sapete, quello uscente, ha diciamo programmato 53.000 assunzioni, che sono meno di quelle che erano state previste in un primo tempo, e nonostante le 53.000 assunzioni noi renderemo dei ruoli per carenza di candidati. Quindi hai centrato uno dei problemi fondamentali di questi ultimi anni in questo paese: le modalità di reclutamento. Uno, non possiamo continuare a cambiare le modalità una volta l'anno in base a come ci si alza e come si mette il piede in terra quando ci si sveglia. Due, dobbiamo trovare una modalità seria. Diceva Alba prima, dobbiamo riaprire una discussione nel paese sulla scuola.
riaprire la discussione del paese sulla scuola, il senso, penso, anche di quello che diceva Alba Sasso prima, è che la scuola torni ad essere una parte del sentimento dei cittadini di questo paese. E allora anche le modalità di reclutamento devono contribuire a costruire la coscienza del personale della scuola, perché io non vorrei trascurare il fatto che tutto il personale della scuola concorre al progetto formativo educativo della scuola, a partire quindi dal collaboratore scolastico, e quindi anche nel reclutamento del personale ATA ci deve essere una spinta a cercare di dare il meglio di sé nel momento in cui si entra a scuola. E allora, quale sia la modalità migliore per il reclutamento, parliamone insieme. Il FIT aveva degli aspetti suggestivi, perché tendeva in qualche maniera a valorizzare un percorso lungo, 3 anni troppi, sono decisamente troppi. Questa storia del rapporto di lavoro, un contratto apprendistato, insomma, l'insegnamento è una roba seria. Oggi si arriva a diventare insegnanti dopo almeno 5 anni di università, e poi ci si mette anche in alcuni casi l'abilitazione, cioè nemmeno i dottori fanno quello che fanno i docenti. Quindi cos'è che deve essere valorizzato per il docente? Un minimo di esperienza sul campo, va capito la propria capacità di trasferire gli elementi teorici nell'elemento quotidiano dello stare a scuola. Questi sono aspetti di cui abbiamo bisogno di parlare, e abbiamo bisogno di farlo, come avete detto tutti, all'interno di un investimento che si fa nella scuola. Ecco perché uno dei punti fondamentali dell'intesa di aprile che noi avevamo fatto col governo uscente, e che contiamo che il governo entrante a medesima guida riesca a rimettere all'ordine del giorno, è proprio il tema del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, e in particolare del personale della scuola. Anche i contratti di lavoro hanno bisogno di risorse adeguate. Come dicevi, il personale e i docenti italiani sono pagati tra quelli meno, insomma, a livello europeo. Lì dentro noi siamo pronti ad affrontare una discussione sulla valorizzazione del lavoro. Lì facciamola una discussione, ma sicuramente non per costruire classifiche, ma per migliorare il lavoro di tutti. E allora io penso anche lì la formazione continua del personale sia un punto di valore. Io sono tra quelli che pensa che i 500 euro dati nella card all'insegnante siano state un'occasione mancata, perché penso che sia lo Stato per primo a dover avere in testa un'idea di che cosa vuole dal proprio personale, e che quindi la formazione del personale sia uno dei punti cardine per quello che riguarda la volontà che deve esprimere un ministero, un governo, un impegno da parte di chi ha funzioni legislative. In più è una grande opportunità che ciascun insegnante vuole vivere, messo nelle condizioni di poterlo fare, cioè all'interno del proprio orario di lavoro, all'interno del percorso formativo dove si alterna scuola, attività sul campo, dove si alterna riflessione e impegno per migliorare la propria attività. Queste riflessioni le porto quindi dentro un contesto dove lo sviluppo della scuola a partire dal proprio personale deve avere aspetti e caratteristiche di unitarietà nel nostro paese. Prendo solamente alcuni aspetti. Noi abbiamo zone del nostro paese dove, lo dicevate, la scuola dell'infanzia, i nidi sono a geometria variabile. Ci sono posti dove non abbiamo la scuola, dell'infanzia, ci sono posti dove invece è molto sviluppata. Il tempo pieno: noi abbiamo realtà che superano il 50% della scuola il tempo pieno, la presenza di tempo pieno, e abbiamo realtà dove siamo sotto il 10%. Abbiamo l'assessore di Napoli, che poi magari ci dirà anche qualcosa su questo. La formazione professionale ormai ha caratteristiche diverse nel nostro paese. Che cosa voglio dire? Che purtroppo il nostro paese già oggi ha enormi differenze, a partire
come si diceva, dalla formazione e dalla caratteristica del proprio personale fino all'organizzazione scolastica. Ecco, io penso, e noi non abbiamo bisogno, ahimè, di autonomia differenziata, noi abbiamo bisogno di avere una scuola che davvero da tutte le parti faccia quello che l'ispettore Cerini diceva all'inizio, cioè richiamando l'articolo 3 della Costituzione: gli ostacoli si rimuovono e tutti i cittadini devono avere pari opportunità. Questo lo si fa dentro una scuola che ha le stesse caratteristiche in tutto il nostro paese, deve avere una base, un contesto uguale da tutte le parti. Livelli essenziali della prestazione, pari opportunità per tutti i ragazzi. Su questa base si può costruire, come dire, un'offerta aggiuntiva nei territori del nostro paese, ma noi, lo Stato si deve preoccupare di garantire una stessa qualità da tutte le parti. Questo è un altro punto delle nostre piattaforme, che era quella di una scuola unitaria e compatta. La stabilizzazione di tutto il personale precario penso che sia l'altro punto fondamentale, e chiaramente il rilancio dei contratti del pubblico impiego in una scuola moderna che guardi al nostro paese pensandolo, l'avete detto molto bene, che la scuola sia un'opportunità. In questo senso l'obbligo a 18 anni è un obiettivo raggiungibile, soprattutto se ripensiamo l'organizzazione scolastica a partire dalla riorganizzazione dei cicli, e dentro a questa riorganizzazione dei cicli pensare alla professionalità docente che si può e si deve sviluppare dentro un contesto di risorse certe. Ecco che allora un confronto vero fra regioni, territorio, io vorrei non dimenticare anche i comuni, anche qui lo citava prima Cerini, il rapporto del territorio, perché poi ogni territorio ha delle proprie caratteristiche, è stato dentro un confronto virtuoso che abbia come punti di riferimento questi che dicevo. Lì si deve sviluppare una scuola che faccia delle differenze un valore, ma allo stesso tempo garantisca a tutti i ragazzi le pari opportunità. Guardate, noi siamo in un contesto, e chiudo, dove non solo siamo in presenza di denatalità, ma noi siamo in presenza di una situazione di migrazione delle famiglie. Si parlava dei cervelli che vanno all'estero, no? Si diceva formiamo, investiamo sui nostri ragazzi e poi vanno all'estero. Guardate, non ci vanno solo i ragazzi all'estero a cercare lavoro, vengono seguiti dalle loro famiglie. Il rapporto Svimez parlava di 2 milioni di persone che sono andate via dal nostro paese, ma se noi guardiamo il flusso universitario, noi vediamo che addirittura, ad esempio, in Italia non c'è un calo degli studenti universitari, c'è uno spostamento degli studenti, dal sud si va via, ci si sposta nelle università del nord, il saldo degli studenti rimane uguale, i risultati non sono eccezionali, abbiamo grandi eccellenze, ma la media ci sono comunque meno laureati, cioè si abbandona anche l'università, ma gli studenti ci sono. Allora se noi vogliamo che tutto questo si fermi e si torni a diventare un paese, lo dicevano gli interventi precedenti, dove davvero si può investire sullo sviluppo, noi dobbiamo riuscire a fare questa grande operazione di riflessione e di rilancio della qualità della nostra scuola. Abbiamo una grande occasione, proviamo a non perderla, aumentando il PIL degli investimenti nei nostri settori e orientando sulla qualità della scuola gli investimenti da fare. Grazie a Venzio per l'intervento. Quindi una scuola come scuola delle opportunità. Noi continuiamo il dibattito con i burattini, lo abbiamo tollerato perché il pubblico dello spettacolo dei burattini sono bambini, e quindi parlando di scuola non potevamo fare altro. Abbiamo avuto sul campo una cosa del genere. E ora al presidente Giannelli io chiedo, questa scuola delle opportunità, questa scuola che mette al centro lo studente, la scuola che non lascia dietro nessuno, la scuola che Don Milani diceva, è la scuola che invece lascia dietro gli ultimi, con l'ospedale che non cura, cioè che cura i sani. E allora io mi chiedo, e chiedo ovviamente a lei,
cosa ritiene sia utile nell'approfondimento e nell'implementazione ulteriore dell'autonomia. Una scuola autonoma è quella che può svolgere al meglio il proprio compito. Che cosa ne pensa? Sì, allora buonasera. Beh, innanzitutto dovendo parlare, dovendo dibattere di scuola e democrazia, io ho pensato, venendo qua in questi giorni, di andare a rileggere alcune parole di Calamandrei, che secondo me dovremmo leggere, non dico ogni giorno, ma insomma non ci farebbe male. Ecco, allora mi è piaciuto in particolare alcune parole che vi voglio veramente ripetere. Allora, Calamandrei diceva che la scuola è un organo centrale della democrazia. E a che cosa deve servire? Allora, lui faceva questo paragone: la scuola è una sorta di organo di produzione di quello che per l'organismo umano è il sangue. La scuola non è il sangue, la scuola serve a produrre quello che in un organismo è il sangue, e nella democrazia invece è questa consapevolezza, questa capacità di dialogare e di convivere civilmente con tutti in modo costruttivo, propositivo, proattivo, eccetera. Questo ha tante conseguenze, ne dico una, la più banale, non è banale in sé. Il PIL, il famoso PIL, sappiamo che il PIL non rende felici, ma è indubbio ed è ben noto che una nazione con un livello di cultura, di formazione, di professionalità media più elevata produce più PIL. È evidente che avendo più risorse per tutti questo aiuta tutti, e noi abbiamo questo come problema, abbiamo una produzione di PIL inferiore ad altri paesi più acculturati. Tra l'altro si ricordavano prima un po' di numeri di dispersione, la nostra dispersione continua a essere drammaticamente eccessiva, noi perdiamo molti studenti, adesso tutti abbiamo letto il rapporto di Tutto Scuola, ogni anno lo produce, quest'anno non è ancora uscito, però insomma negli anni perdiamo milioni di studenti, come è stato ricordato prima. La popolazione studentesca ogni anno è 9 milioni, quindi se su 10-20 anni abbiamo dei tassi percentuali del 20% di abbandono, i conti si fanno facile, abbiamo un numero di opportunità perse che non ci possiamo assolutamente permettere. Da un punto di vista economico non ci dobbiamo assolutamente permettere, da un punto di vista etico, perché sono tutte occasioni perdute per questi ragazzi, per queste persone. Allora, dicevo, il problema della democrazia qual è? Sempre ripercorrendo Calamandrei, la formazione di questa classe dirigente che non deve essere chiusa. Noi abbiamo un modello culturale di scuola che continua a essere quello di 100 anni fa. Concordo assolutamente con quello che diceva Basasso, non c'è dibattito sulla scuola in Italia. In Italia ogni tanto esce un articolo su qualche giornale, per lo più scritto da persone che hanno frequentato scuole di elite, ma con elite non voglio dire nulla di male, intendo semplicemente che si sono formate in un ambiente probabilmente privilegiato, hanno frequentato le scuole bene, hanno frequentato l'università, sono anche diventate persone di spicco, giornalisti di spicco, e quindi ci narrano, ci raccontano una storia, la storia di una scuola che non è quella giusta. Io penso che se si vuole avere uno spaccato più realistico, più vero della scuola, bisogna fare riferimento a persone che, lo dico con parole mie, nonostante la scuola sono diventate persone di successo. E mi viene da pensare a Massimo Recalcati. Ecco, se qualcuno ha letto il libro L'ora di lezione, vedete che Massimo era una persona che, uno studente reietto, ha avuto 2 anni di ripetenza, frequentava un istituto tecnico agrario della periferia di Milano, per caso, per fortuna, per sua fortuna, oserei dire anche per nostra fortuna, che possiamo, diciamo, oggi leggere i suoi libri e condividere con lui le sue riflessioni, ha incontrato sulla sua strada una professoressa illuminata, una supplente in quel caso, che gli ha fatto nascere l'amore per la cultura. Ecco, se vogliamo andare un po' fuori dei confini nazionali, mi viene da pensare a Pennac. Il libro Il diario di scuola racconta anche lì l'esperienza di una persona che tutto sommato la scuola non era riuscita a valorizzare e ce l'ha fatta nonostante tutto. Quanti ne abbiamo così? Quanti ne abbiamo che non riescono perché non trovano la scintilla o dentro di sé
o nel docente illuminato che li faccia riflettere e da questo punto di vista li aiuti. Ecco, io credo quindi che la scuola debba quindi penso che serva un dibattito, il dibattito che ci deve far capire ma cosa vogliamo noi dalla scuola. Voglio essere polemico. Molto spesso la scuola è un ammortizzatore sociale. Io ritengo che la scuola in Italia sia un ammortizzatore sociale essenzialmente. Io penso che la classe politica, e non da ora, quindi non sto parlando del governo uscente, ma parlo di molti governi, abbia visto la scuola come un serbatoio di voti e quindi la scuola sia diventata un terreno di scontro elettorale, elettoralistico, per accaparrare le simpatie, per captare la benevolenza di quante più persone possibili, di quanti più dipendenti possibili, trascurando o dimenticando chi deve essere il beneficiario della scuola, l'alunno. Noi dobbiamo mettere al centro della scuola, frase fatta, l'alunno. Ma che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo essere in grado di fare per l'alunno qualcosa che non finisca quando la scuola è finita. Dobbiamo avere il coraggio di dire da operatori scolastici che molto spesso quello che si insegna a scuola serve soltanto alla scuola, non serve fuori dalla scuola. Dobbiamo essere consapevoli, serve coraggio per dire questo e serve coraggio per trovare la soluzione. Nel mondo della scuola noi abbiamo un nostro gergo, parliamo per esempio delle famose competenze. Allora, che cos'è questa competenza? È quello che so fare con quello che ho imparato, il che significa che devo imparare qualcosa, ma non è sufficiente imparare qualcosa. Troppo spesso la nostra scuola valuta gli studenti dal punto di vista nozionistico, si continua a parlare di finire il programma. Ecco, io l'espressione finire il programma non la sopportavo da docente, non l'ho sopportata da preside, non la posso sopportare da presidente dell'ANP. Bisogna fare in modo che gli alunni imparino a fare qualcosa a scuola. Questo fare qualcosa non è necessariamente qualcosa di pratico, non è che dobbiamo fare degli aggiustatori. La cultura non è questo. La cultura è riuscire a integrare quello che ho studiato nella propria personalità, nel proprio progetto di vita e riuscire a elaborare un progetto di vita con quello che abbiamo studiato. Scuola e democrazia, quindi è essenziale che ci sia una scuola valida perché escano dei ragazzi, vengano maturati, diciamo così, dei ragazzi, dei diciottenni, dei diciannovenni, che sappiano compiere delle scelte in campo politico, tra virgolette. Voglio andare oltre questa affermazione. La scuola è un fattore antropologico, voglio dire. L'essere umano senza la scuola nei paesi ormai progrediti non è più in grado di camminare con le sue gambe. Oltre l'allattamento, oltre la crescita che ogni madre, ogni padre dedica al proprio bambino, c'è la scuola, non è più un fatto trascurabile. Forse 200 anni fa se ne poteva fare a meno, oggi no. Quindi un paese, una nazione, oserei dire, io sono un po' contrario alla visione che separa tra di loro le nazioni, perché mi rendo perfettamente conto del fatto che esiste una globalizzazione di fatto con la quale noi ci dobbiamo confrontare. Chi pensa che questo sia quasi un male da osteggiare, secondo me non ha capito niente dei fenomeni sociali che vanno assolutamente al di là delle nazioni, che le travalicano e che possono travolgerle. Noi stiamo in un momento della fase dello sviluppo umano in cui sempre di più saremo integrati e saremo globalizzati. Quindi la scuola questo lo deve capire. Il senso dell'identità, l'identità non ha, secondo me non ha un senso sui valori nazionali. Esistono dei valori globali, dei valori dell'umanità, dei valori che sono trasfusi in documenti approvati a livello di istituzioni internazionali e sono quelli dai quali dobbiamo partire. Quindi, per ritornare alla domanda o alla provocazione di partenza, la scuola può fare molto. Serve, è stato detto, lo ribadisco con forza, l'abbiamo chiesto tante volte anche noi come ANP, serve un piano di formazione e di aggiornamento massiccio capillare. Un dipendente dal datore di lavoro cosa vuole? Non solo lo stipendio, non solo la sicurezza, questo è il minimo. Il dipendente dal datore di lavoro deve pretendere la messa a giorno, l'aggiornamento continuo rispetto a quello che è l'esigenza del mondo che sta accelerando nel suo sviluppo e quindi deve essere messo in grado di essere competitivo. Abbiamo letto il rapporto OCSE in base al quale il mondo della scuola in Italia è in ritardo
è in ritardo nell'utilizzo delle tecnologie digitali ed è in ritardo, ed è interessante constatare che altri settori della pubblica amministrazione non sono in ritardo, la scuola invece purtroppo lo è. Questo significa che dobbiamo capire che dobbiamo integrare il digitale, ma integrare il digitale non significa mettere l'IM in tutte le aule, questo può anche non servire a nulla. Può servire a far girare un po' di soldi, un po' di economia, per carità, ma non è questo. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi capiscano cosa ci si fa con questi, oltre chattare. Dobbiamo insegnare loro a cercare in quel mostro di conoscenza, di saperi che è internet, quali sono le conoscenze che servono. Dobbiamo insegnare loro a distinguere tra le fonti, perché buona parte dei siti internet che ci sono siti spazzatura. Dobbiamo insegnare loro a utilizzare queste informazioni e a integrarle nel loro sviluppo. Quindi è una scuola molto più dinamica di quello che c'è stato finora. Quindi serve sì un piano di aggiornamento, un piano di formazione massiccio. Devo dire, devo riconoscere che insomma, la legge 107 delle risorse le ha messe. Si parlava prima dei famosi 380 milioni della carta. Ecco, sono tutti segnali. Prima di questo non ci sono mai stati in Italia. Bisogna andare avanti su questa strada, bisogna fare in modo che la formazione non sia la formazione e l'aggiornamento per i docenti non sia un qualcosa di episodico, ma facciano parte integrante del loro sviluppo professionale. Di sviluppo professionale nella scuola non siamo abituati a parlare. Io voglio dire, rilancio quella che è una nostra idea, lo faremo anche nelle sedi, lo faremo con col nuovo governo. Serve l'introduzione del livello dei quadri nella scuola. Noi non accettiamo l'idea, adesso parlo naturalmente per l'associazione che ho l'onore di presiedere, noi riteniamo che per attrarre i migliori laureati, per attrarre le persone che vogliono impegnarsi di più nella scuola, serva un concetto di sviluppo di carriera, servano incentivi che non possono essere quelli che sono stati utilizzati finora. Quindi serve una dinamica, una progressione professionale molto più pronunciata che in passato. Io credo che se riusciremo a rispondere a queste sfide, allora la nostra scuola non avrà nulla da invidiare ai migliori esempi internazionali, però non dobbiamo cullarci sugli allori. Quando si dice la scuola italiana è valida, si dice che qualche alunno di questa scuola, avendo a disposizione dei programmi o delle indicazioni nazionali ricche come sono le nostre, ce la può fare, ma metto tutto in guardia dal fatto che la nostra scuola non è pensata per una scuola di massa, continua a essere pensata per un'elite e noi dobbiamo fare questo salto. Le prove degli Invalsi, i risultati Invalsi ci dicono che c'è questo problema, c'è un problema di osmosi sociale che non esiste, c'è un problema di ascensore sociale inesistente. Quindi la società italiana è chiusa, il figlio della persona agiata molto probabilmente sarà agiato, il figlio della persona disagiata molto probabilmente continuerà a essere disagiato. Questa è l'equità che chiediamo alla scuola, noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, siamo disposti a farlo, produrremo un ulteriore dossier nei confronti del nuovo ministro e del nuovo governo, speriamo che sia l'inizio di una nuova stagione per la scuola. Grazie a tutti. Grazie professor Giannelli, gli spunti sono tantissimi, dall'apertura di un dibattito che dovrebbe essere costante e di cui possiamo farci promotori, con la promessa di rivederci e di rivederci non solo qui alle feste dove è il luogo della divulgazione e dell'ascolto, ma anche in tavoli dove la scuola va messa al centro dell'attenzione, la scuola di tutti, non solo dei capaci e dei meritevoli. E quindi questo è il salto che noi dobbiamo fare, per cui io chiedo ad Enrico Pannini, che concluderà il dibattito, quanto di tutto questo è possibile fare soprattutto nell'area a rischio, ma soprattutto gli chiederei quali le buone pratiche che già un comune importante come il comune di Napoli ha già posto in essere e quanto invece siamo lontani da quel famoso tempo pieno e da quei diciamo rilevatori che, insomma, dell'Europa 2020 che ci portava ad una dispersione al massimo del 10%, quando noi abbiamo, io vengo dalla provincia di Caserta e abbiamo tassi di dispersione che superano il 30%. Quindi quanto, Enrico, questa lotta, la lotta alla dispersione scolastica va combattuta partendo soprattutto dai nidi del tempo pieno, come abbiamo potuto rilevare nel rapporto di cui parlava il professore Cerini.
Bene, buonasera, sarò breve, risponderò puntualmente alle domande che mi ha posto Camilla Sgambato, però innanzitutto intendo ringraziare Camilla per l'invito fatto, intendo ringraziare perché mi onora e onora la città di Napoli, intendo ringraziarla per il lavoro che ha fatto, perché due dibattiti sui temi della scuola, festa nazionale dell'unità, sono un fatto rilevante e importante. La ringrazio per l'impegno che ha messo in campo e che mette in campo nello svolgere una delega rilevante all'interno della segreteria nazionale del PD. Poi la ringrazio anche perché con questo invito mi ha consentito di risbirciare per un'altra volta sui mitici appunti di l'ispettore Giancarlo Cerini, che non sono appunti, sono un'opera d'arte, fatto di maiuscolo, di minuscolo, di frecce, freccette, colori. Quindi un'opera, voglio dire, di astrattismo che ho sbirciato, ovviamente non individuando tutte le i rivoli, le culture, ma un fatto assolutamente rilevante che mi ha riempito di piacere. Che cosa porto? Ho pensato lungo il viaggio a questo dibattito. Porto tre elementi che attengono ad una città rilevante, che sono tre elementi che attengono però anche alla capacità di scegliere, perché devo dire, molto spesso amministrare una città assomiglia a fare il ragioniere. Noi pensiamo, con buona pace per i ragionieri, che le cose siano diversamente. E allora i tre doni, i tre impegni che porto in questo dibattito, e comincio a rispondere alle cose che hai detto, sono le seguenti. Il primo, anno del Signore 2012, dobbiamo aprire le scuole dell'infanzia del Comune di Napoli, gli asili nido. Sono arrivato a Napoli da poche settimane, cambiando radicalmente in 10 minuti una parte consistente della mia vita. La legge di bilancio ci impedisce di fare nomine di insegnanti perché la spesa per il personale era superiore al 50% del bilancio, scattava l'impedimento a fare nomine. Noi abbiamo fatto una delibera di giunta comunale nella quale abbiamo deciso che davamo le nomine a 250 insegnanti di scuole dell'infanzia e dell'asilo nido. E lo abbiamo fatto sulla base delle seguenti cose. Primo, il diritto alla scuola pubblica è un diritto. Secondo, i comuni hanno delle funzioni infungibili, ovvero se tu non eserciti la tutela del diritto alla salute dei tuoi cittadini, l'istruzione pubblica ed altre attività, tu perdi i connotati e le caratteristiche dell'essere primo ente locale di salvaguardia del territorio. L'anno scolastico è partito regolarmente, la Corte dei Conti ha chiesto la documentazione chiedendosi se c'era stato un uso corretto delle risorse pubbliche, 6 mesi di analisi, alla fine la delibera del Comune di Napoli non subisce alcuna osservazione, perché dice la Corte dei Conti nella sua relazione conclusiva, gli enti locali hanno una serie di funzioni che sono infungibili, se non esercitate non attengono. Noi abbiamo pensato in quel momento modestamente di avere preservato un presidio di democrazia territoriale. Secondo elemento, noi abbiamo migliaia e migliaia di donne e di uomini straordinari che giorno per giorno a Napoli, come in tutta Italia, aprono la scuola. E a quelle donne e a quegli uomini va riconosciuta una funzione fondamentale, spesso una funzione che si esercita anche contro famiglie nelle quali il rimprovero è una questione sconosciuta, nella quale anziché avere l'autorevolezza del genitore pensi che fare il buon amicone sia molto meglio. Il terzo dono che porto in omaggio a questa iniziativa è il fatto che la città di Napoli ha più asili nido dell'intera Campania messa insieme. In ciò, ovviamente, mentre piango delle basse percentuali, dico il credere nei luoghi della formazione pubblica, dello stare insieme, sono fatti rilevanti che vanno combattuti anche quando l'amministrazione che rappresenti ha difficoltà di tutti i tipi.
porre il tema del rapporto fra sapere e democrazia, democrazia e sapere, rischia di determinare tale consenso fra di noi per tutti gli interventi fatti che rischia di portare me stesso a ripetere una serie di vuoti titoli. In realtà io credo che i temi siano molto più complessi, che siamo di fronte ad alcune scelte irreversibili e che per molti aspetti quella pacciosità con la quale si discute dei temi dell'istruzione, come se ci fosse un angelo custode che alla fine ci garantisce sempre che il genio italico riuscirà nonostante tutto, io credo che debba invece suonare un deciso campanello d'allarme, non perché come tanti ho il labbro ripiegato, come stai, sto male, cosa pensi, voglio andare in pensione, eccetera. No, esattamente il contrario, ma perché i dati e i numeri ci parlano davanti. E io penso che il rapporto fra la democrazia, per la democrazia serve il sapere, ma questo dato è in crisi nel nostro paese. È in crisi perché sono cambiate le tecniche di comunicazione, i linguaggi, e per certi aspetti a volte mi chiedo se l'abilità di un ragazzo con un computer o con un iPad è qualche cosa che assomiglia alla mia abilità di scrivere, quindi devo ripercorrere la mia abilità o devo fare i conti con una nuova abilità. Ma il tema che stiamo affrontando oggi è uno di quei temi generali sui quali però non sono accettabili deleghe o affidamenti alla scuola come se in sé svolgesse una funzione salvifica. La scuola appartiene ad un corpo sociale, appartiene ad un paese, risente dell'aria, dell'atmosfera, della crescita, della credibilità di quel paese, proprio perché è un corpo sociale. E io penso che il rapporto scuola-democrazia sia in crisi almeno su tre punti che sinteticamente voglio citare in ciò, Camilla, riprendendo anche le questioni che tu mi hai posto. Il primo, molti di noi sono cresciuti sulle belle parole di un testo musicale meraviglioso quale Contessa. Chi non ricorda lo sguardo, le parole di chi rivolgendosi alla Contessa dice: ma pensi, vogliono che il figlio dell'operaio diventi dottore. Bene, tutti tranquilli, non diventa dottore né allora né lo diventava, non lo diventa tutt'oggi. Nel senso che il nostro paese in termini di mobilità sociale è l'ultimo paese in Europa. E non dirò con scarso senso della democrazia europea, pensate, siamo anche dietro questi. No, siamo l'ultimo paese in Europa per mobilità sociale. E da questo punto di vista, addirittura per un salto di reddito, gli studiosi valutano che siano 5 le generazioni necessarie per ottenere questo salto di reddito. Ma se non ricordo bene, una generazione scatta ogni 25 anni. 25 per 5 ci fa andare forse un po' oltre il secolo, quando la media degli altri paesi europei è del 43%, quando la media negli Stati Uniti d'America è oltre il 50%. Il blocco della mobilità sociale si riflette in termini di ricchezza, in termini di democrazia, ma anche in termini di proiezione di se stessi e di sentimento di un paese. Secondo punto dove questo rapporto va in crisi, e come vedete sto solo parzialmente ricitando elementi portati da quanti e quante mi hanno preceduto. Sono d'accordo su tutto, il mio punto di vista è un punto di vista che parte di un'altra osservazione. Fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli costa a questo paese 14 miliardi l'anno. Lo dice il centro studi di Confindustria, lo riprende il Sole 24 Ore, penso che senza essere subalterni a nessuno, l'autorevolezza dei due soggetti ci dica che probabilmente queste cifre sono abbastanza giuste. Allora, con i ragionamenti del casalingo, io dico che 14 miliardi sono più o meno una media finanziaria. Se li moltiplichiamo negli anni
e se pensiamo che il costo di una della formazione di un ricercatore si aggira fra i 300 e i 400 mila euro complessivi, noi foraggiamo la crescita di altri paesi, il prodotto interno lordo di altri paesi. Il fenomeno è molto complesso, attiene alla percezione, attiene tutto, ma vorrei citare, per spiegare cos'è il danno, un fatto di vita familiare vissuta. Io nella mia famiglia ristretta ho una figlia e un nipote. Mia figlia va a Londra, si specializza in un anno in 6 lingue africane, specializzazione di un anno, vorrei far notare il tempo anche come un valore, in istituto normale, bellissimo, viene assunta dopo un colloquio nel quale il curriculum di studi italiani ha un particolare prestigio, 6 mesi di prova, dopodiché è assunta a tempo indeterminato. Mio nipote si sposa, suo marito lavora in Germania, è un ricercatore. Suo marito, la prima presentazione della denuncia dei redditi, si vede restituiti dei soldi, si vede restituita tassazione, perché ha contribuito all'arricchimento della Germania. Voi direte, come ho detto io, è un astrofisico, un fisico nucleare, un artista? No, studia le epigrafi in greco arcaico rintracciate nel deserto dell'Etiopia. Saranno in 30 in tutto il mondo che vanno in sollucchero per questo esame e parlano a tutte le ore fra di loro, ma lo Stato tedesco ha riconosciuto con grande intelligenza questo fatto. Peccato che mio genero abbia un fratello gemello, fisico, lavora a Frascati, precario, 900 euro al mese. È innamorato del ricercatore col quale fa ricerche complicatissimo e rinuncia ad avanzi a proposte assunzionali dalla Svezia al Canada, eccetera. Finché alla fine si innamora, decide di mettere su, come è giusto che sia, una casa e una famiglia, rinuncia ai 900 euro e immediatamente al CERN di Ginevra è pagato 3.500 euro al mese. Come vedete, dentro a queste vicende ci stanno le storie e gli sviluppi dei paesi. Ci sta soprattutto avere un'idea di dove si colloca un paese sul versante dell'innovazione, perché la mobilità sociale e il far sì che uno possa scegliere se rimanere in Italia o andare fuori nasce dalla capacità di creare sviluppo, produzione, innovazione, di scommettere sui fattori trainanti. Per questo la scuola è dentro ad un contesto più complessivo. L'ultimo argomento che voglio porre alla vostra attenzione: io penso che la politica debba attuare la Costituzione. Ho una qualche difficoltà in più, lo dico con rispetto, quando la politica interpreta la Costituzione e la legge, perché molto spesso uno degli oggetti nobili della politica è anche il finalismo, ovvero ottenere un risultato nell'immediato, perché le donne e gli uomini che io voglio rappresentare devono vedere ciò che io penso, propongo, che loro condividono nel breve periodo. Dico ciò però perché dentro al nostro grande apparato formale legislativo abbiamo un testo che io considero un testo sacro, che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana. Dentro alla Costituzione della Repubblica Italiana è stata introdotta un paio di decenni fa una sigla che si chiama Livelli Essenziali di Prestazione. Trovo davvero drammatico che non si vada oltre che una citazione da catechesi di questa sigla e non ci si provi invece davvero a capire che cosa vuole dire il diritto di cittadinanza in un paese garantito non dall'eguaglianza di antiche memorie o di antichi paesi, ma dal fatto che c'è una base di diritti sui quali noi costruiamo la cittadinanza, il diritto di riconoscerci e di parlare fra di noi. Quella cosa per la quale io vivo un ricordo terribile nella mia esperienza precedente.
quando un venerdì vado ad incontrare degli studenti di un istituto professionale a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, e un ragazzo, giuro, mi ha immagonato, intervenendo mi dice: io finisco il mio percorso scolastico, i torni li ho visti sul libro di testo e i compagni del mio corso di studi non li conosco perché siamo divisi in tante palazzine. Il giorno dopo, un sabato, vado a ritirare mia figlia dal liceo scientifico, convento del 1300 ristrutturato, pedana per i disabili, le statue della scultrice locale, eccetera, eccetera. 1000 chilometri di distanza, progetti di vita radicalmente diversi. E se vi posso rubare ancora un minuto, ho trovato un testo scritto che, come dire, un po' come quando si trovano quelle iscrizioni egiziane che parlano del presente, trovo particolarmente interessante e ve lo vorrei lasciare come tale. L'articolo 34 dice: i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non si hanno i mezzi, allora nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo per noi che siamo il declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nel primo articolo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa eguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'eguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, in parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro abbiamo da compiere, quanto lavoro sta davanti a noi tutti anche oggi. Piero Calamandrei, 1947. Grazie Vice Sindaco Panini, lasciamo l'aula, la sala per il prossimo dibattito. Grazie soprattutto a tutti coloro che hanno reso bellissima questa festa nazionale di Ravenna, grazie a tutti voi che siete intervenuti. Grazie.